Zuccaretti ha dato una definizione di se stesso come il nemico della morte. Come è possibile rifiutare ogni complicità con la morte? Noi siamo condannati a morire, ma non siamo obbligati ad essere d'accordo su questo. Quindi, sebbene ovviamente si tratti di qualche cosa di impossibile, noi dobbiamo entrare nell'ottica di una lotta radicale contro la morte. E in questa lotta contro la morte non è vero che siamo del tutto impotenti. Noi possiamo persino ottenere delle vittorie, alcune reali, altre apparenti. Canetti parla di immortalità in riferimento alle grandi opere d'arte, per esempio. Ovviamente. La massa stessa è il momentaneo, non può mai essere permanente, superamento dell'individualità. Il grande fascino della guerra, secondo Canetti, sta tutto esattamente in questo. La guerra ci consente di vivere l'emozione del non aver più paura di morire. Quindi è un modo di gestire la morte che in realtà fa vincere sempre lei. E siamo nell'idea che meno io mi considero chiuso nei confini della mia individualità e meno ho il problema della morte. Più c'è mutamento, meno c'è potere, più c'è potere, meno c'è mutamento. Da una parte abbiamo il rifiuto assoluto del mutamento, e questo Canetti simbolicamente lo identifica nel re, la figura del potere immobile. Dall'altra parte Canetti mette lo sciamano. Nella figura dello sciamano, per esempio, non c'è un confine netto tra la vita e la morte. Lo sciamano è contemporaneamente vivo e morto. Se noi immaginassimo una visione complessiva dell'esistenza umana che sia tutta nell'ottica della metamorfosi, cioè se smettessimo di identificarci con l'io singolo ed entrassimo nell'ottica del ciclo vitale, avremmo superato il problema della morte. Ora, è chiaro che la vita come bios è destinata a incontrare Thanatos, la morte, ma la vita come Zoe non incontra mai la morte. Entriamo in un'ottica in cui la vita viene vista nel suo insieme, nel suo complesso, e nel suo insieme, nel suo complesso è metamorfosi, continua trasformazione. Se io smetto di essere io, come faccio a morire?